26 marzo 2019, un anno fa esatto moriva a 60 anni Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati di sempre. Si è spento all'ospedale Sant'Andrea di Roma a seguito di una emorragia cerebrale. La tragica notizia, confermata con una nota firmata dalla moglie Carlotta, dal fratello Fabio e dai familiari. Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato, ha commosso il mondo dello spettacolo e tutto il pubblico italiano e oggi, nel giorno di questo triste anniversario, la Rai ha deciso di ricordare e omaggiare Frizzi nel corso dei principali programmi, dai TG di tutte e tre le testate, speciali ma anche in radio. Alle 12 di oggi, martedì 26 marzo, una messa verrà celebrata nella chiesa del Cristo Re dal cappellano della Rai Don Walter Insero, lo stesso che ha officiato i funerali, trasmessi in diretta su Rai 1, nella chiesa degli artisti di Piazza del Popolo Gremita e con migliaia di persone all'esterno. Già lunedì sera Amadeus ha ricordato Frizzi durante la trasmissione di Rai 1 I Soliti Ignoti. Un saluto toccante al grande Fabrizio con un video proiettato sullo schermo in cui scorrevano le immagini di Frizzi che dava il bentornato ai telespettatori nel suo programma. Queste le parole di Amadeus alla fine del filmato, era veramente un numero uno, e noi vogliamo ricordarlo così, un bacione grande a Fabrizio, con tutto il cuore. Patrizia Mirigliani, invece, ha voluto condividere un ricordo inedito e dolcissimo di Frizzi nel primo anniversario della sua scomparsa, ha reso pubblica la lettera che il conduttore gentile della TV scrisse al padre, il patron di Miss Italia Enzo Mirigliani per i suoi 90 anni. Nella sua carriera Fabrizio ha presentato il concorso di bellezza più famoso del paese per ben 17 edizioni e a quel programma è rimasto legato fino alla fine. Anche perché su quello stesso palco nel 2011 Fabrizio ha conosciuto Carlotta Mantovan, la concorrente che arrivò seconda e che nei mesi successivi diventò la sua compagna di vita. Una relazione culminata con la nascita della figlia Stella nel 2013 e le successive nozze. Per questo tuo importante compleanno, scriveva Frizzi a Mirigliani, che morì il 26 settembre nel 2011, ti ringrazio particolarmente, perché senza conoscerti personalmente non avrei potuto incontrare il mio giovane amore. Tiberio Timperi propone di creare un premio speciale intitolato Fabrizio Frizzi. Il 26 marzo dell'anno scorso Fabrizio Frizzi purtroppo si è arreso alla terribile malattia, lasciando nello sconforto più totale la moglie Carlotta Mantovan e tutti gli amici che gli hanno voluto bene. Proprio per questo motivo i molti in questi giorni si sono battuti per rendergli omaggio, ma soprattutto per ricordare quello che per tutti i telespettatori è ancora oggi il conduttore gentile della TV. La Rai ricorda Fabrizio Frizzi. In questi giorni di tristezza, la Rai ha voluto omaggiare il conduttore scomparso, dedicandogli tre giorni di palinsesto, ma soprattutto ripercorrendo la sua gloriosa ed indimenticabile carriera. Anche tantissimi colleghi presentatori hanno voluto ricordare Fabrizio l'amico di tutti. In uno speciale della vita in diretta, ad esempio, Tiberio Timperi ha avanzato una proposta molto interessante. Il presentatore del talk show di Rai 1, dopo aver usato parole bellissime nei confronti di Fabrizio, ha chiesto espressamente alla Rai di dedicargli un premio per la buona televisione, ovvero quella che si è sempre impegnato a fare lo stesso Fabrizio.
Per lo stesso Tim Perry, Fabrizio, infatti, è stato sicuramente un esempio di buona televisione, ma soprattutto una persona bella e sincera. Di questo sembra essere di accordo anche la sua collega Fialdini e tutto il pubblico presente nello studio della Vita in diretta. Standing ovation per Fabrizio Frizzi nel programma È l'eredità. Inutile dire che, dopo il ricordo affettuoso da parte di Tiberio, anche Flavio Insinna nel programma che è stato condotto in passato proprio da Fabrizio, ovvero È l'eredità, ha voluto spendere delle bellissime parole nei confronti del collega prematuramente scomparso. Nella puntata, in onda proprio il 26 marzo ad un anno esatto dalla scomparsa del bravissimo e amatissimo presentatore, Flavio si è mostrato molto commosso nel vedere la foto grande del collega, presente all'ingresso che porta agli studi televisivi. Gli applausi non sono di certo mancati da parte del pubblico presente in studio ma anche da quello a casa. Sicuramente durante questo anno, in molti, hanno continuato a ricordare sempre e comunque quel conduttore dall'animo gentile, che sapeva strappare sorrisi con le sue battute. Fabrizio Frizzi era riuscito ad entrare sin dai suoi esordi in punta di piedi nel cuore di tutti e l'affetto del pubblico ad un anno dalla sua scomparsa ne è la prova. Fabrizio Frizzi in una lettera a Enzo Mirigliani, grazie a te ho conosciuto Carlotta. Fabrizio Frizzi, scomparso a 60 anni nella notte tra il 25 e il 26 marzo dello scorso anno, ebbe un solido legame con Miss Italia. Infatti il presentatore fu al timone della rassegna dal 1988 al 2002 e poi nel 2011 e 2012 ed è stato spesso definito come uno di famiglia da Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo, lo storico patron del concorso di bellezza italiano. Oggi, nel giorno dell'anniversario della morte di Frizzi, la Mirigliani ha divulgato al Messaggero una toccante lettera di auguri in rima che il conduttore scrisse a Enzo per il suo 90° compleanno. Le parole commoventi della lettera di Frizzi a Enzo Mirigliani. Non penso esista un giorno più adatto, più incline a ricordare i giorni gioiosi insieme, caro Enzo, scrisse Fabrizio Frizzi nella lettera. Sono passati 5.475 giorni da quando ti incontrai e quando tirammo il freno, del corso di acqua eravamo giunti alla foce. Come giungemmo lì, non me lo ricordo, ma di felicità ne abbiamo vissute molte assieme. Forse perché era gradevole il nostro primo seme. Mi sentivo piccolo, inesperto, indifeso la prima volta che giunsi alle terme. Tu mi dicevi fai come Corrado con le miss e da quel momento facemmo più di un bis. Grazie a te e alla Rai incontrai 1100 fanciulle e me le ricordo tutte. Poi il conduttore concluse, ricordo tanti istanti stupendi, alcuni spiacevoli, ma li abbiamo vissuti a fianco quasi tutti. Non serbando colpi ma, e non per rima, ci legava soprattutto una forte stima. Che mi fa dire, dopo tanti anni, grazie per avermi dato fiducia e conferme. E per questo tuo importante compleanno ti ringrazio in particolare per ore, perché senza conoscerti di persona non avrei mai potuto trovare il mio giovane amore.
Infatti, proprio sul palco di Miss Italia, Frizzi conobbe Carlotta Mantovan che divenne sua moglie e madre di sua figlia Stella. La lettera risalirebbe al 2007, quindi 4 anni prima della scomparsa di Enzo Mirigliani. La Rai ha dedicato il palinsesto a Fabrizio Frizzi. La Rai ha dedicato il palinsesto televisivo di oggi a Fabrizio Frizzi. Tutti i programmi trasmessi sulle 3 reti principali avranno una sezione riservata all'amato presentatore, mentre giornali radio e telegiornali lo commemoreranno con servizi, spezzoni di trasmissioni ed esclusive. Per di più, sarà possibile seguirlo in streaming su RaiPlay negli appuntamenti di Scommettiamo Che? E nella serie televisiva Non Lasciamoci Più. Fabrizio Frizzi, spunta una lettera. Il silenzio di Carlotta Mantovan erita dalla Chiesa. Fabrizio Frizzi un anno fa, il 26 marzo 2018, ci lasciava a causa di un tumore. Nel primo anniversario della sua scomparsa, è spuntata una lettera rimasta fino a ora segreta. Si tratta di un biglietto di auguri in rima scritto dal presentatore a Enzo Mirigliani, storico patron di Miss Italia, in occasione del suo 90° compleanno. La missiva è stata resa pubblica sul Messaggero da Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo, che ha definito Frizzi uno di casa. Il conduttore infatti è legato a doppio filo al concorso di bellezza che ha guidato dal 1988 al 2002 e poi nel 2011 e 2012. Proprio a Miss Italia Frizzi ha incontrato nel 2001 sua moglie, Carlotta Mantovan, che gli ha dato la figlia Stella. Nella lettera a Mirigliani si legge: non credo esista giorno più giusto, più propenso per ricordare i giorni felici insieme, caro Enzo. "5.475 sono stati, giorno più giorno meno, da quando ti conobbi a quando tirammo il freno, del corso d'acqua eravamo arrivati alla foce. Come arrivammo lì non ricordo, ma di gioie ne abbiamo vissute tante insieme, forse perché era buono il nostro primo seme. Mi sentivo giovane, impreparato, inerme la prima volta che arrivai alle terme, tu mi dicevi fai come Corrado con le miss e da quel giorno facemmo più di un bis. "1100 ragazze grazie a te incontrai, me le ricordo tutte, grazie anche alla Rai. E poi esprime la sua gratitudine al patron perché proprio grazie a lui ha trovato il suo giovane amore, Carlotta, appunto. E per questo tuo importante compleanno ti ringrazio particolarmente, per ore e ore perché senza conoscerti personalmente non avrei potuto incontrare il mio giovane amore. La Mirigliani, che ha voluto fare conoscere al mondo questo documento privato in un giorno così ricco di significato, ha anche lasciato su Instagram un messaggio toccante in ricordo di Frizzi. Per tanti anni abbiamo scherzato, riso ma anche litigato, proprio come si fa tra fratelli. Un abbraccio fin lassù, Fabrizio.
Da Antonella Clerici a Max Biaggi sono tanti i VIP che hanno reso omaggio al presentatore scomparso a soli 60 anni. Chi resta in silenzio è Carlotta Mantovan. Ancora una volta ha preferito vivere questo momento privatamente, proprio come aveva fatto nei giorni successivi alla morte di suo marito. Anche l'altra donna di Frizzi, l'ex moglie Rita Dalla Chiesa, tace, forse conservando per sé i momenti condivisi con lui. Yeah.